Ed eccolo il famigerato alieno granchio blu, il crostaceo arrivato dall'America grazie all'ospitalità delle navi cargo che per raggiungere l'assetto hanno imbarcato acqua e relativi esemplari, scaricati poi nel mare Adriatico, un mare favorevole alla riproduzione per temperatura, cibo, condizione generale, assenza marcata di predatori. Quella del granchio blu è ormai una vera e propria invasione, con i banconi delle pescherie locali che lo vendono ormai di routine, 10 euro al chilo, carni apprezzate, valori nutrizionali di livello, emergenza però che preoccupa. Un crostaceo che si riproduce molto velocemente, onnivoro, si nutre infatti di tutto ciò che gli capita a tiro: vongole, cozze, crostacei, uova, pesci, in particolare gli avanotti, cioè i pesci appena nati. E mentre per la sua sopravvivenza può contare su femmine in grado di deporre fino a 2 milioni di uova l'anno. Nell'Adriatico settentrionale ha già fatto danni milionari per mitilicoltura ed allevamenti di vongole veraci. Dalle nostre parti comincia ad essere sempre più frequente. Pasqualino Massa commercia frutti di mare. In pescheria il granchio blu è ormai sempre presente. Sta facendo un sacco di danni, vabbè, già da tanto tempo, zona di Goro, Scardovari, Caleri, diciamo nella Laguna Veneta, comunque ha arrecato molti problemi alla coltivazione di vongole veraci. Ci troviamo già da un paio di giorni che la pesca delle vongole veraci non c'è, perlomeno quelle nostrane, quelle italiane, la Tapes filippinarum impiantata già negli anni 80 circa nella laguna. Si sta già lavorando prodotto portoghese, francese, olandese. Manovre atte, diciamo, alla risoluzione del problema sono state fatte, seppur in maniera un pochino tardiva, però hanno montato le reti agli impianti. Il problema è che tutta la semina che avevano fatto negli anni precedenti, nei mesi scorsi, è stata azzerata da questo. E giustamente si ritrova delle vongole piccoline e mangia come se fosse mangime. Ecco, questo esemplare da dove viene? È stato pescato in Adriatico? Sì, è stato pescato in Adriatico, nella Laguna Veneta. Diciamo che fortunatamente per noi che siamo in Adriatico centrale, ma in mare aperto, comunque c'è una riproduzione molto molto lenta per via, credo, presuppongo, per via della salinità troppo alta e per via che fortunatamente non ha così tanti nutrimenti di cui cibarsi, ovvero banchi di vongole veraci di facilmente accessibili perché da noi non ce ne sono. E l'acqua nostra è pulita, lo possiamo dire in maniera proprio, ne sono fiero di dirlo, non ci sono alghe, non c'è acqua sporca e quindi noi ci stiamo salvando. Su invece stanno avendo grossi, grossi problemi, ci sono veramente tantissime aziende che sono in difficoltà. Un'emergenza che cerca vie di uscita, con l'esempio da seguire sperimentato in Tunisia. Pesca intensiva, trasformazione ed esportazione nei mercati americani, questa è la prospettiva efficace, mentre l'Abruzzo per adesso resta parzialmente al riparo, ma con i primi danni rilevati dalla piccola marineria. E il futuro? Granchio blu si comincia a far vedere? Qualcosina, però distruggono le reti, si comincia a vedere pure qua qualcosa. Qualche esemplare. Da quanto tempo? Ma già dall'anno scorso comunque. Riuscite a venderlo? Ma di solito lo mangiamo noi. È buono? Buonissimo, ottimo, ottima carne. Aggressivo come specie?